Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Puntata ricca di spunti quella di ieri a pomeriggio 5. Barbara D'Urso ha prima lanciato una frecciatina a Romina Power. Poi quando è arrivato il turno di Memo Remigi ha pronunciato poche parole ma d'effetto. L'ultima puntata settimanale di pomeriggio 5 è stata parecchio intensa. Come di consueto, nella prima parte del lungo show pomeridiano di Canale 5 si è parlato di cronaca. Tra la bambina morta di stenti e quella lanciata dalla finestra, sono stati affrontati due casi di cronaca nera parecchio spiacevoli. Successivamente la D'Urso e gli ospiti hanno parlato di una notizia clamorosa proveniente dal Regno Unito. Sarebbe comparsa una presunta lettera di Lady Diana che getterebbe qualche dubbio sul fatto che il principe Harry non sia figlio di Carlo. Un altro caso spinoso riguarda Ambra Angiolini. La giudice di X Factor ha ricevuto un'ordinanza di sfratto dal Tribunale di Milano per l'appartamento in cui risiede attualmente e in passato condiviso con Massimiliano Allegri. Secondo i giudici, l'affitto sarebbe scaduto il 30 giugno e la proprietaria Silvia Slitti le ha fatto causa, dal momento che la cantante non sarebbe disposta ad andare via. Poi sono stati affrontati altri due casi altrettanto complessi. La presunta causa che Loredana Lecciso vorrebbe fare a Romina Power e la boutade tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Barbara D'Urso su Romina e Memo. Secondo il settimanale Nuovo, Loredana Lecciso sarebbe intenzionata a fare causa a Romina Power. Come noto, la cantante americana ha diffidato la Lecciso affinché non parli di lei in televisione. Il grande pubblico ne è venuto a conoscenza poche settimane fa, quando la giornalista leccese comparve a Domenica in dopo una lunga assenza dalla televisione. Come fa notare la nostra TV, dopo un servizio riassuntivo della vicenda, la D'Urso ci ha tenuto a salutare solo Loredana Lecciso, Albano e loro figlia Jasmine, ignorando totalmente Romina Power. D'altronde, la cantante in passato aveva speso parole poco carine nei suoi confronti, dalla D'Urso non andrei mai. Ecco perché la conduttrice napoletana ha evitato accuratamente di fare il suo nome. Poi c'è il caso Memo Remigi. Nel servizio di Francesca Fogar viene fatto un riassunto di quanto successo. Dalle parole in trasmissione di Serena Bortone alla difesa di Remigi, alle accuse della Morlacchi, passando per il tapiro di Striscia. Nel servizio Remigi afferma che è un gioco finito male, mentre la Morlacchi assicura di non aver mai dato la confidenza fisica a nessuno. Gli opinionisti di Pomeriggio 5 hanno detto la propria, mentre la D'Urso in chiusura del blocco è stata glaciale. Come ben sapete, per ovvi motivi continuo a non voler dire la mia. Quindi mi taccio. Memo Remigi e Barbara D'Urso ebbero un flirt quando la D'Urso era appena ventenne. Tra i due finì perché lei voleva una relazione stabile, cosa che lui rifiutò, mettendo la parola fine a quella storiella. Grazie per aver guardato le mie notizie. Iscriviti al canale per gli aggiornamenti quotidiani delle notizie. Punto esclamativo.